Ciao a tutti, oggi facciamo il video tutorial di questo kit qua ed è il Fabric Quill della Weird Memory Keepers che ha fatto degli accessori appunto per anche per la silhouette, ma li ha fatti anche per altri tipi di macchina. A noi quello che ci interessa è la silhouette cameo e questa è una marca che io amo particolarmente, mi piace molto e infatti fa delle cose fantastiche. Ora andiamo a vedere cosa contiene la scatola. Nella scatola troviamo i colori, diversi colori, poi abbiamo questi due che sono, uno è bianco e uno è nero, e qui c'è scritto lavabile, quindi questi sono lavabili. E mentre questi invece trovate permanenti. Qui abbiamo le diverse i diversi adattatori per le diverse macchine. A noi quella che ci serve è la A, che va nella silhouette, mentre c'è la B, ora vi dico, la B va nella Brother, la C nella Cricut e la D nella Sizzik. Ora vi faccio vedere come disegnare un sacchettino porta confetti, poi andremo a tagliare, poi andremo a scrivere. Però premetto, io non userò questo perché io ho il pen holder della Cameo 3. Chi ha il pen holder per la Cameo 4 deve usare questo, altrimenti non serve questo, ma poi vi faccio vedere quando andremo a scrivere cosa intendo. Per adesso ci spostiamo nel software che creiamo il sacchettino e la scritta. Bene, eccoci qua. Prima di farvi il disegno del sacchettino, vi voglio fare vedere dove trovare questo materiale. Andate sul sito creativamenteplotter.it, andate in shop silhouette, tutti i prodotti, e vedete qui scritto American Craft, doratura e altre lavorazioni, e clicchiamo per aprire. Ed ecco qua il nostro Fabric Quill. Qui ci sono altri kit, il prossimo sarà questo. Per ora ci concentriamo su questo, e questo vi ho fatto vedere dove cercarlo nel sito. Poi vi metterò anche il link sotto nell'info box. Bene, detto questo, passiamo a crearci il nostro sacchettino. Come vedete, io nel software preferisco tenere la pagina in semitrasparenza, perché quando ho dei pezzi piccoli di materiale io faccio riferimento alla mia griglia sotto per posizionare, in modo che se devo scrivere o tagliare non vada fuori dove non c'è materiale. Detto questo, io ora mi prendo lo strumento forme, prendo questa forma qua e mi creo il mio rettangolo. E questo è l'inizio del mio sacchetto. Questi due puntini rossi serve per cambiare l'angolatura da tonda in punta o molto tonda e quant'altro, come più vi piace fare l'arrotondamento. Io lo faccio in questa maniera qua. Ora dobbiamo andare a mettere il sopra. Io, avendo Silhouette Studio Business, ho diverse forme, quindi posso tranquillamente prendere una di queste forme per fare un video più veloce, altrimenti chi non ha comunque queste forme se lo può creare da solo il disegno. Io prendo questo fiore e mi disegno. Qui vedete, questo punto rosso serve per cambiare, vedete, la forma del petalo,
Mentre questo, qui vediamo il centro rotazione, qui sopra c'è un 7, vuol dire che ha 7 petali. Con questa icona qua possiamo decidere quanti petali mettere. Ora io lascio 7, prendo lo strumento sposta e metto in questa maniera. Il mio disegno. Se vedo che questo non mi soddisfa, posso provare a allargare un attimino i petali. Lo riposiziono in alto, cerco di adattarlo, scusate, questa maniera. Bene, posso dire che così mi piace. Ora vado in questa icona qua, questa, e apro la finestra modifica. Seleziono tutte e due e faccio salda. Ed ecco qua il mio sacchettino. Ora dobbiamo mettere la scritta. Per il momento spostiamo questo. Prendiamo lo strumento testo. Scriviamo battesimo di. Questo lo metto. Lo voglio centrare, apro la finestra del testo. Allora, prima di tutto metto questo al centro, poi seleziono tutta la parola e cambio font e metto questo font qua che mi piace molto. E sotto scriverò Andrea. Seleziono e metto lo stesso font. E spostiamo. Se mettiamo il sacchettino sopra, vedete che la scritta esce dal sacchettino, quindi andiamo a ridimensionare. Ok. Seleziono. E mettiamo un valore più basso. Io metto 48, ok? E 48 anche qua. Ora tolgo un attimo questo ancora. Faccio tasto destro, raggruppa. Ora dobbiamo andare a riempire il font, perché altrimenti così scriverebbe in questa maniera, cioè farebbe solo il contorno. Invece a me piace riempito. Andiamo sull'opzione schizzo, apriamo effetti linea e vedete questa, mettiamo questo riempimento qua. E mettiamo una spaziatura, portiamo la spaziatura all'inizio e vedete che il fonte è venuto riempito. Ora prendiamo il sacchettino, andiamo a metterlo sopra, vedete che ci sta perfettamente. E il nostro sacchettino è fatto. Ora andiamo su invia. Una volta che siamo andati su invia, dobbiamo settare
il materiale e lo strumento. Io come scritta, cioè per fare la scritta, ho messo gomma crepla, ma potete mettere anche, che so, tessuto, non è, penso che non abbia importanza. Io ho messo gomma crepla. Qui dobbiamo cambiare da taglia in schizzo e dobbiamo cliccare sulla parola, sulla scritta e mettere schizzo, mentre dobbiamo cliccare sul sacchettino e mettere non abbozzare. Mi raccomando, perché altrimenti vi farebbe anche il contorno del sacchetto. Fatto questo, dopo, una volta che mi ha scritto, dovremo ritornare nel software e mettere al posto di schizzo taglia, e dovremo invertire, cioè cliccare qui e mettere. Adesso vi faccio vedere. Allora, una volta che abbiamo scritto, mettiamo taglia, dovremo cliccare qui e fare non tagliare, mentre qui fare taglia, e così taglia il sacchettino. Ma questo lo facciamo in un secondo tempo, una volta che la macchina ha scritto. Bene, ora vi faccio vedere come scrive. Bene, eccoci qua. Ora vi faccio vedere cosa intendevo io perché non metto l'adattatore che è nella scatola. Questo, se vi ricordate, è il pen holder, oddio, della Cameo 3. Quindi, per far sì che questa penna, che è questa che andrà a scrivere, dobbiamo inserirla in questo pen holder qua. Dobbiamo sceglierci quale va meglio, se è il grigio, l'azzurro o il bianco, ed è il grigio, ve lo dico subito. Quindi mettiamo la penna, io ho fatto così, prendo la penna, la metto dentro, la faccio fuori uscire in questa maniera qua. Poi dobbiamo metterla infine nell'adattatore blu, azzurro, per la Cameo 4. Quindi la inserisco dentro in questo modo. La faccio, vedete, combaciare con la linea. Con la linea per bloccarla in questo modo e chiudo. Ed ecco qua, abbiamo messo la nostra penna. Ora andremo a metterla nel numero 1, mi raccomando, inseriamo e blocchiamo. Prendo la mia stoffa, io per fare la prova ho usato questo tipo di stoffa e si taglia benissimo anche con la lama normale, però se tagliate la stoffa normale dovete mettere la rotary, mi raccomando. Ora andiamo a scrivere e vi faccio vedere come scrive. Allora, inseriamo. Diamo invia.
Guardate come ha scritto bene. Guardate. Vedete? Ora tagliamo, quindi io l'ho tolto per farvi vedere, ma voi non togliete, lasciate tutto come sta e mettete la lama. Ok? Come ho detto, questa la taglio benissimo anche con la lama questa, però se mettete un qualsiasi tipo di stoffa dovete usare la rotary, e la rotary va sempre nel numero 2, mi raccomando. Ora andiamo a dare in via. Vi ricordo che dobbiamo tagliarne 2. Facciamo in via. Io vi ricordo che questo, ho fatto questa grandezza qui, poi voi potete scegliere la dimensione che volete. E guardate. Vedete? Ora andrò a fare anche l'altra parte, poi lo cucio e lo assemblo per metterci i confetti dentro. E vi farò vedere a lavoro finito. Io spero di essere stata chiara con questo video, semplice, perché è molto facile da fare, da eseguire. Con questi accessori della Wheel Memory Keepers è veramente una cosa fantastica. E il prossimo farò quello per il legno. Tutto questo che vi ho fatto vedere lo trovate nel sito di creativamenteplotter.it. E se il video vi è piaciuto e vi è stato di aiuto, mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale per essere informati di altri video, e ciao, al prossimo.